Si è appena concluso l'incontro RAI per presentare il nuovo corso dell'emittente pubblica, che segna una decisa svolta rispetto al passato. Beh, è un linguaggio più contemporaneo, è uno sforzo di innovazione molto chiaro. È piaciuto l'intervento del direttore generale Campodall'Orto? È andato in profondità sulle tematiche di attualità della comunicazione, che riguardano la comunicazione, mi è sembrato interessante, sì. Il contenuto è sempre centrale in ogni impresa media, no? Il prodotto è sempre al centro di tutti, di tutte le imprese, non solo delle imprese media, e mi sembra che loro lo abbiano ben sottolineato. Veniamo al mercato della pubblicità, perché il contenuto non può esistere senza la linfa vitale che è la pubblicità. È vero. Previsioni per l'anno in corso, per la chiusura, quali sono? Noi prevediamo un anno positivo tra il più 2 e il più 3%, che si somma al più 1,7% con cui si è chiuso l'anno scorso, per cui diciamo un rafforzamento della ripresa. Ecco, con un PIL però che stenta ancora ad arrivare almeno a una unità di misura di crescita. Quindi vuol dire che c'è ottimismo, fiducia da parte, sì, delle aziende. C'è fiducia da parte delle aziende, poi io sono convinto che il PIL alla fine sarà migliore di quello che viene detto oggi, perché sentiamo chi ha il polso sulle aziende, percepisce che insomma i mercati pian piano si stanno riprendendo. Un esempio per tutti, quello dell'automobile. Automobile, ma anche alimentari, diceva all'atere dell'incontro, e anche finanza. Beh, cura della persona, alimentare, finanza, assicurazioni, quindi insomma diversi settori sono in movimento. Significa quindi che il sentiment dei consumatori è cambiato. Pian piano sta cambiando, diciamo, non abbiamo ancora recuperato tutto quello che si è perso negli anni della crisi, ma c'è più fiducia, chiaramente c'è più fiducia anche nei consumatori. Torniamo alla RAI, il canone in bolletta, un punto suo di battaglia nella sua proposta, che però è parzialmente, va incontro parzialmente a quello che lei proponeva. No, beh, la nostra proposta era una proposta articolata che vedeva un distacco della RAI dalla politica attraverso il conferimento a una fondazione. Certamente il canone reso diciamo obbligatorio attraverso la bolletta della luce, e poi anche una rete senza pubblicità e più poteri comunque a chi gestiva l'azienda. Alcune cose sono state recepite, altre no, e purtroppo soprattutto non è stato recepito il distacco dalla politica, e abbiamo visto le polemiche delle ultime settimane. Bene, non ci resta che attendere il bilancio di questo anno per vedere se effettivamente anche quest'anno vengono confermate le previsioni, che comunque sono di buon auspicio.